Innanzitutto il collega Benamati e quindi accolgo l'invito a presentare l'ordine del giorno sul mio emendamento. Grazie. Grazie a lei. Quindi è ritirato, onorevole Davilla. Bene, abbiamo fatto bene ad annullare la votazione, se no diversamente, non a revocare la votazione, se no diversamente poi non si sarebbe potuto mettere in votazione un ordine del giorno sulla base di un emendamento, con lo stesso testo di un emendamento respinto. Allora, il 2.01 Davilla è stato ritirato. A questo punto abbiamo il 2.03 Benedetti. Se nessuno chiede di. Onorevole Benedetti, però seguiamo un po' i lavori perché sennò è complicato. 2.03, immagine vuole. Onorevole Cozzolino, mi dica. Onorevole Crippa, problemi? No. 2.03, prego, onorevole Benedetti. Grazie Presidente. Io volevo un attimo riportare la discussione su quanto appena detto dai colleghi del Partito Democratico, perché comunque ravvisavano delle criticità in questi emendamenti che sono abbastanza simili sia del mio collega Davilla che il mio, per quel che riguarda l'esplicitazione delle materie prime che compongono i vari prodotti. Nel caso del mio emendamento era più per una questione del comparto zootecnico e lattiero-caseario, però il principio è lo stesso, cioè che mi si venga a dire, anzi che ci si venga a dire che c'è una sorta di obbligatorietà, non è così, e comunque anche se fosse un problema per la Commissione europea, quello che non si capisce è come mai in tutti questi anni il governo italiano parlava di una lotta per vedersi riconoscere appunto l'indicazione d'origine nell'etichettatura dei prodotti, ad esempio agroalimentari, senza alcun risultato e con l'ostruzionismo della Commissione europea. Quello che non ci spieghiamo allora è come mai il governo francese fa un decreto, lo presenta al Consiglio dei Ministri per l'agricoltura e gli viene dato parere favorevole dalla Commissione europea, quindi gli viene permesso di indicare per i prodotti trasformati a base di carne e di latte l'indicazione della materia prima, qualcuno ci deve spiegare chi è che qui non sta facendo il proprio lavoro. Per cui il discorso è forse che qualcuno non sa farsi ascoltare in sede di Commissione europea. In più, non c'è solo una questione di Commissione europea, c'è che sull'indicazione dell'origine c'è la risoluzione del Parlamento europeo esattamente di un anno fa. Non solo, ci sono le votazioni, il 96% dei consumatori europei vuole sapere l'origine di ciò che compra. E quindi sono cose che noi dobbiamo ai cittadini italiani ed europei. Quindi non riesco a capire in che modo il Partito Democratico si dichiari contrario a questo provvedimento. Peraltro, nel caso del mio emendamento, è identico al decreto francese che la Commissione europea non ha ravvisato in alcun modo essere contraria a quanto la Commissione europea vuole fare. Qualcuno ce lo spieghi, grazie. Grazie. Vi sono altri che intendono intervenire? Non mi pare. E quindi, con il parere contrario del relatore del governo, 2.03 Benedetti, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare, onorevole Brignani? Alberti, Adornato. Pastorino ha votato. Altri? Chi è lassù? Luigi Gallo? Alberti. Ah, Vignaroli, chiedo scusa. Sì.